di storia organizzati in collaborazione tra il laboratorio SIE dell'Università Grenoble-Alpes e la rivista Progressus, rivista di storia, scrittura e società. Ringrazio la direzione della rivista Progressus e la direzione del laboratorio SIE nella persona della professoressa Ilaria Taddei per aver riconfermato il sostegno a questa iniziativa. E per il seminario di stasera, che sarà intorno al volume del professor Imbruglia, Utopia, una storia politica da Savonarola a Babeuf, e abbiamo come ospiti ovviamente il professor Imbruglia, che ha insegnato storia moderna all'Università degli Studi Orientali di Napoli. È riconosciuto tra i massimi esperti studiosi a livello europeo della storia intellettuale dell'età moderna. Ha pubblicato articoli e monografie in diverse lingue. Si ricorda in particolare il suo studio sull'idea comunitaria dei gesuiti nelle riduzioni del Paraguay, dimensioni del Paraguay. È tornato su questo tema anche in The Jesuit Missions of Paraguay and a Cultural History of Utopia. E un altro tra gli altri suoi interessi scientifici, ricordiamo l'illuminismo nell'Italia meridionale, in Naples in the 80th century, The Birth of and Death of a Nation State per l'University, la Oxford University Press. A discutere con il professor Imbruglia ci sono il professor Barbuto, che ringraziamo ancora tantissimo per aver accettato il nostro invito, professore ordinario di storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. I suoi interessi di ricerca vertono in particolare sul pensiero politico di Machiavelli e la sua fortuna dal 600 al 900. Si vede il volume su Machiavelli e i totalitarismi. Al segretario fiorentino ha dedicato tra gli altri lavori una biografia edita per i Tipi Salerno nel 2013. Ha pubblicato inoltre saggi e monografie sul pensiero politico dei gesuiti, Vico, Leopardi, Santis e Gentile. L'ultima sua monografia è All'ombra del centauro, tensioni utopiche e verità effettuale da Machiavelli a Vico, pubblicata nel 2019. Insieme al professor Barbuto ne discute il professor Tuccillo, che ringrazio Grazie per la partecipazione, professore associato di storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino. I suoi interessi di ricerca spaziano soprattutto tra illuminismo e restaurazione. Ha dedicato diversi saggi a diverse figure dell'illuminismo napoletano, come Matteo Galdi, e ai moti costituzionali dell'820-21. Distintivo del suo lavoro di ricerca è l'interesse per il dibattito sulla tratta degli schiavi tra 700 e 800, a cui si riferiscono le sue due opere principali, Il commercio infame, antischiavismo e diritti dell'uomo nel 700 italiano, edito per Clio Press nel 2013 e di cui discuteremo tra l'altro in un altro seminario di questo ciclo, e L'umanità contesa, l'apologetica di Giambattista Roberti contro il filosofismo per le edizioni di storia e letteratura. A moderare il dibattito, non ci sarò io perché io dovrò tornare a casa prima o poi, prima che mi cacciano dall'università, e ci sarà Giovanni Scarpato, ricercatore di storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha dedicato una monografia al problema del pensiero politico in Giambattista Vico e alla sua ricezione tra illuminismo e restaurazione, pubblicata nel 2018. Nello stesso anno ha pubblicato una monografia con raccolta di documenti inediti sullo storico napoletano Luigi Blanche. Sì.
curato insieme al professor Barbuto un volume collettaneo su Vigo il pensiero politico, edito da Mimesis nel 2022. Attualmente i suoi interessi di ricerca vertono sul libertinismo politico nel Seicento fra Italia e Francia. E tra l'altro al momento Gianni Scarpato è anche visiting al laboratorio SI ed è per questo che poi abbiamo deciso di organizzare insieme questo seminario. Quindi passo la parola a Giovanni Scarpato per la moderazione del dibattito e buona discussione. Grazie mille per aver accettato il nostro invito e porto anche le scuse per non essere in Mario Cosenza, che per motivi di salute non è qui tra noi, che poi detto così sembra un po' un necrologio Mario Cosenza, ma non lo è. Di nuovo, Le disgrazie sono, si fermano dal punto di vista tecnico, diciamo, non andiamo oltre. Saluti di Mario Cosenza e che speriamo che si riprenda presto. Prego, buona No, molto, grazie mille Elisabetta. E quindi, diciamo, proviamo ad entrare nel vivo della discussione di questo libro che merita quanto mai di essere discusso, perché il professor Imbruglia, diciamo, da, posso dire, maestro veramente di storiografia, quale ci ha consegnato un libro molto denso sul problema dell'utopia, cioè è un tema che magari rischia di ricadere nell'ovvio, nelle maglie larghe della compilazione. Devo dire che il professor Imbruglia, la densità è di autori, di temi, ma soprattutto, secondo me, di spunti critici che vengono lanciati nel corpo del testo, che vanno anche al di là, secondo me, del problema specifico dell'utopia. Quindi ringrazio lui perché, insomma, con la sua signorilità, che tutti gli riconoscono, insomma, si è ha voluto discuterne con noi. E ringrazio Alessandro Tuccillo, a cui do la parola per aprire, diciamo, la discussione sul libro. Bene, grazie mille Giovanni, è un piacere e un onore per me partecipare a questa discussione. Vorrei ringraziare te, Elisabetta Serraloli, l'Université Grenoble-Alpes e la rivista Progress per avermi coinvolto in questa discussione con Girolamo Imbruglia e con Gennaro Barbuto. È davvero per me un onore, ripeto, è un piacere discutere questo libro e discutere con questo parterre, diciamo. Mi hai tolto per certi versi le parole di bocca rispetto alla prima parola chiave che avevo appuntato, diciamo, nel mio taccuino, in cui c'è una scaletta minima di questo intervento, che sarà ancora più breve del previsto, perché insomma non possiamo certo andare troppo in là con l'orario, probabilmente. Quindi proverò ad essere davvero sintetico, ed era sicuramente la parola densità. Questo volume di Girolamo Imbruglia potrebbe sembrare, ho letto anche molte recensioni, no, di questo volume, e spesso si parla di agilità. Non mi pare che sia un volume agile, se non per la chiarezza e per dell'analisi, ma invece è un volume che nelle circa 200 pagine, nei quattro capitoli in cui si articola, si caratterizzi per una grandissima densità che è possibile solo grazie, diciamo, alla eccezionale conoscenza delle fonti di riferimento che vengono attraversate in ogni modo attraverso il filo dell'utopia. Provo anche a beneficio di chi sta partecipando, sta ascoltando questa discussione, che magari non ha avuto modo di leggere magari l'interezza del volume, di provare innanzitutto a descriverne qual è l'articolazione. Come dicevo, è un volume che si articola in quattro capitoli, che ha una cronologia molto chiara. Lo vediamo già dal titolo, da Savonarola Babeuf. Ripercorre
i secoli, diciamo, tradizionalmente intesi come quelli dell'età moderna. Ed è molto interessante vedere come già nella primissima pagina di questo volume l'autore quasi, diciamo, spiazza il lettore scrivendo: questo libro non è una storia dell'utopia, cioè, nonostante si chiami un'utopia. Ma la chiave, diciamo, di questa forte dichiarazione ce l'abbiamo nelle righe immediatamente successive, quando Girolamo Imbruglia scrive: è una storia politica delle idee utopistiche in età moderna. E qual è il riferimento, anche questo molto esplicito, mi pare, metodologico, di questo libro? È sicuramente la Kulturgeschichte, di Burckhardt, l'idea di una storia culturale che accoglie come suo oggetto anche quello che è rimasto fuori dalla storia come verità effettiva. E quindi uno degli elementi, credo, principali, fondanti di questo testo, di questa analisi della idea politica di utopia attraverso i secoli, è l'affermazione del discorso politico dell'utopia come un discorso politico al quale si credette. Cioè si esce completamente da un'idea di utopia come immaginario distante dalla politica. L'utopia diviene, e credo che si dimostri davvero con una chiarezza e una forza esemplare in queste pagine, come uno degli elementi principali attraverso i quali pensare la categoria della politica e la politica nel corso dell'età moderna. Dicevamo, il volume si articola in quattro capitoli principali che corrispondono grosso modo ai tre grandi secoli dell'utopia. Un primo capitolo dedicato appunto all'umanesimo e allo spazio dell'utopia, in cui diciamo l'utopia è caratterizzata da una dimensione dell'immaginario, no? Viene sottolineata. Sottolineato questo aspetto. Un secondo capitolo dedicato al secolo successivo, al XVII secolo, in cui l'utopia entra nel tempo storico. Pa si passa, diciamo, dalla dimensione dell'immaginario all'ancoraggio all'interno di realtà che sono quelle, diciamo, dell'esplorazione di mondi lontani all'interno dei quali i pensatori dell'utopia ancorano la progettazione di una società alternativa, se così vogliamo chiamarlo. E poi il terzo e il quarto capitolo è quello più breve, il terzo è sicuramente forse quello più esteso e analitico per certi versi, che è quello sul Settecento, in cui la categoria passa, l'utopia, scusate, passa dalla dimensione dell'immaginario alla dimensione del tempo storico, addirittura alla dimensione del tempo storico che si proietta nel futuro. A partire da Montesquieu in poi abbiamo la definizione di una teoria politica dell'utopia che costruisce per in qualche modo l'intelaiatura, la base sulla quale tutti i filosofi, i pensatori che vennero dopo l'analisi di Montesquieu, l'elaborazione critica e filosofica di Montesquieu, edificarono l'idea di una società alternativa. E poi il quarto capitolo, nel quale, diciamo, Girolamo Imbruglia lancia per certi versi questa utopia che va nel futuro, torna in qualche modo nel tempo storico. A mio avviso, questo non lo dice esplicitamente, non lo scrive esplicitamente l'autore, ma a me sembra un tratto essenziale su cui poi vorrei tornare, perché mi sembra davvero che il quarto capitolo sia quello che apra ulteriori prospettive di indagine, diciamo, all'analisi proposta nei capitoli precedenti. In qualche modo l'utopia del futuro, immaginata dai filosofi come spazio della società alternativa, che poteva tradursi anche nella spinta riformistica, anche su questo vorrei tornare, dicevo, con la rivoluzione l'utopia in qualche modo ritorna nel presente. Mi ha colpito moltissimo una frase, diciamo, che si legge nelle ultime pagine, appunto, del volume, in cui l'autore scrive: con la rivoluzione, al tempo della rivoluzione, l'utopia non aveva raggiunto
la realtà. Non c'era stato quindi, diciamo, un cortocircuito tra dimensione del non luogo e la realtà, ma addirittura la realtà generò l'utopia. Ecco, quindi in qualche modo dalla dimensione del futuro, dell'alternativa, si torna con la rivoluzione a un presente che è costruzione dell'utopia. Questa quindi è l'intelaiatura all'interno della quale si sviluppa l'analisi di Girolamo Imbruglia. Che diciamo è ben lungi dal delineare una sorta di elenco di medaglioni all'interno del quale iscrivere la definizione dell'utopia da parte dei vari autori che vengono trattati. Ma no, è ben al contrario, è un'analisi che tesse il filo dell'evoluzione dei mutamenti dell'utopia. E quali sono i temi che caratterizzano l'utopia in questa analisi lungo questi, grosso modo, 3 secoli? Sicuramente il tema della religione civile, il tema della comunità dei beni, il tema della polis, ovvero delle strutture istituzionali della società, che sono un elemento centrale, diciamo, della definizione dello Stato, della società utopica, e poi anche la definizione di un potere spirituale. Io vorrei in particolar modo soffermarmi, ma davvero brevemente, ma più che altro come spinta, diciamo, alla formulazione di domande e di suggestioni che mi sono venute alla mente leggendo queste pagine. Vorrei soffermarmi in particolar modo sul XVIII secolo, non fosse altro, diciamo, che si tratta sicuramente di un secolo che più ho frequentato, diciamo, per i miei interessi di ricerca. E vorrei in particolar modo soffermarmi su come in qualche modo il Settecento, i filosofi, a partire da Montesquieu in poi, definiscano all'interno dell'utopia la possibilità di pensare a una società alternativa rispetto a quella presente. La prima, diciamo, come dire, lo primo spunto di riflessione che mi viene in mente è diciamo, riflettere sulle ragioni che hanno portato l'autore a concentrare soprattutto sull'illuminismo francese questa analisi. Quello che è davvero di grande interesse è notare come il susseguirsi, diciamo, in qualche modo degli autori che vengono chiamati in causa delinei, diciamo, una tensione utopica che si traduce, diciamo, da Montesquieu a Diderot, se così vogliamo delineare, diciamo, i poli, in qualche modo, di questa analisi, nella possibilità di pensare a una società che si... del passaggio dalla possibilità di pensare a una società che riforma le sue strutture, a una società che, di fronte, diciamo, agli insuccessi, soprattutto degli ultimi decenni del Settecento, delle politiche riformatrici, comincia a riflettere sulla possibile radicalità di una svolta, allo spauracchio rappresentato da una rivoluzione, da una sommossa da parte di quelli che venivano esclusi, diciamo, dai processi riformatori, per definire poi, ecco, un nuovo Stato. E allora mi chiedo di questa, e chiedo anche all'autore, di questa, diciamo, riflessione settecentesca che si tradusse da un lato nella radicalità del pensiero, magari di società fondate sulla comunità dei beni, che non corrispondevano però alla definizione di una teoria politica della rivoluzione. Come però questo pensiero utopico, che guardava, diciamo, a mondi radicalmente alternativi rispetto alla realtà, diciamo, della società settecentesca, si tradusse invece in una tensione riformatrice. Ecco, quello che a me sembrerebbe, diciamo, di grande interesse, che è uno spunto di riflessione che continuamente, diciamo, alimentava la lettura di queste pagine, è di vedere come
questo pensiero dell'utopia in realtà si tradusse in progetti politici di riforme. Penso soprattutto all'illuminismo italiano. Ci sono degli spunti di grandissimi interessi in cui si dice questo pensiero dell'utopia venne tradotto in pensiero riformatore, in possibilità di tradurre, diciamo, in un'effettiva riforma della società. Il pensiero va a autori come Genovesi o come Beccaria stesso. Come questa elaborazione utopica si traduce nel pensiero riformatore, particolarmente italiano. È inutile dire che, diciamo, la potenza, la forza delle pagine di Venturi, del rapporto tra utopia e riforma e delle differenze tra l'illuminismo francese e l'illuminismo italiano vengono sicuramente alla mente. E quindi, diciamo, la dimensione, ecco, della circolazione di questi testi è sicuramente un ulteriore sviluppo di analisi che viene sollecitato da queste pagine. E poi, in realtà, un altro polo che vorrei, in qualche modo, un'altra dimensione, diciamo, che vorrei. Di allargamento si potrebbe dire delle prospettive tracciate dal libro che vorrei sottoporre all'autore, e anche, diciamo, se ha davvero in mente di continuare questa indagine nei decenni, per i decenni successivi, rispetto all'analisi che fa, ad esempio, di Babeuf. Perché davvero, diciamo, ecco, le ultimissime pagine in cui si fa riferimento al rapporto tra il Marx del 1848 e l'esperienza della congiura degli eguali, a mio avviso, diciamo, aprono davvero possibilità di indagine, di analisi che portano ben al di là dei confini stabiliti, diciamo, dalla rivoluzione francese e dall'esperienza particolare in cui della esaltazione, diciamo, del tema della comunità e dei beni all'interno dell'esperienza della riflessione della congiura degli eguali di Babeuf, come in effetti questo tema dell'utopia moderna relativo alla storia dell'età moderna in realtà abbia via in qualche modo in eredità a tutto il pensiero utopico e comunista anche, diciamo, dei primi decenni dell'Ottocento, una base di analisi davvero fondamentale che emerge con tutta la sua forza e con tutte le potenzialità dalla disamina che viene portata avanti nel corso dei capitoli. E francamente un altro elemento di grandissimo interesse di questo testo è una riconsiderazione del classico tema storiografico dei rapporti Lumi e Rivoluzione. Si sono spese, diciamo, come dire, pagine rispetto alle dinamiche di continuità o discontinuità tra Lumi e Rivoluzione. Dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo del pensiero utopico nel corso dell'età moderna, il pensiero dell'utopia diventa davvero il magma all'interno del quale si sviluppa la riflessione, l'elaborazione politica rivoluzionaria. Quindi non ovviamente, diciamo, la riproposizione di una lineare continuità o tra Lumi e Rivoluzione o di una lineare sviluppo di quello che è stato pensato prima, messo in atto, ma addirittura, diciamo, una utopia che si genera appunto all'interno del presente rivoluzionario e che però ritrova in questa lunghissima tradizione che parte addirittura da Moro e che giunge, diciamo, poi ovviamente agli sviluppi settecenteschi dell'utopia pensata nel futuro, un materiale di costruzione del presente che determina, diciamo, la necessità della generazione dell'utopia nella elaborazione politica. E quindi, diciamo, se c'era bisogno di questo libro per sottrarre definitivamente l'idea che si può associare all'idea dell'utopia come qualcosa, diciamo, di impalpabile. L'utopia diventa qualcosa di estremamente concreto e di estremamente radicato all'interno della storia politica della modernità europea.
e che a mio modestissimo avviso meriterebbe quasi un'esortazione che faccio all'autore di continuare, diciamo, a tessere questo filo almeno per i primi decenni dell'Ottocento, perché credo che questa traccia, questo filo tessuto nel corso dei secoli dalla critica della profezia di Savonarola fino alla congiura degli eguali di Babeuf, davvero è qualcosa che all'interno della tradizione politica europea e che ha sicuramente degli, non degli echi, delle rielaborazioni fondamentali all'interno della filosofia hegeliana e soprattutto di Marx, che sulla base, diciamo, dell'analisi delineata in questo libro sicuramente potrebbero determinare, diciamo, davvero nuove e ulteriori possibilità di indagine, di riflessione su temi fondamentali del pensiero politico moderno e contemporaneo, oserei dire. Mi fermo qui, non vorrei rubare altro tempo, anche perché, diciamo, ecco, siamo partiti un po' più tardi, e davvero ringrazio Girolamo Imbruglia per questo libro di grandissimo interesse e densità, come diceva Giovanni all'inizio nella sua presentazione. Grazie per avermi ascoltato. Grazie a te. Ringrazio Alessandro per questo intervento. In effetti, 700 utopia, no? Un legame molto interessante, insomma, e quindi c'è anche, diciamo, una traccia di lavoro futura, insomma, uno sconfinamento di periodizzazione che suggerisci al professor Guglia. Noi ci associamo sicuramente a questa tua esortazione. E adesso darei la parola al professor Barbuto che, come diciamo, avevo detto prima, per problemi tecnici possiamo ascoltare solo in voce. Quindi, se il professore è disponibile, Sì, ti sento, gli passerei la parola, gli darei subito la parola. Grazie grazie, grazie a lei, professore, per la sua partecipazione. Grazie anzitutto è un grande piacere ed onore presentare il libro del carissimo amico Girolamo Imbruglia, un vero maestro, e ringrazio voi per avermi invitato e sono davvero felice di partecipare a questo vostro incontro. Penso che a me sia stato affidato il compito soprattutto di approfondire la tematica utopica in riferimento al 5-600. E anzitutto vorrei ribadire, come ha detto benissimo Alessandro, che questo libro si presenta in maniera molto pungente come storia politica, un primo mito da sfatare, un mito culturale più che storiografico, e che l'utopia sia una fantasticheria oppure un sogno da parte di nulla facenti e che non hanno nient'altro da pensare. Dimostra benissimo invece Imbruglia che c'è una stretta intersecazione fra utopia e storia, sia riguardo all'influenza della storia sull'utopia, sia in particolare sui riflessi dell'utopia nello sviluppo storico e in età moderna. Non stiamo parlando di qualcosa, di una inerzia storiografica o di qualcosa di ozioso o di qualcosa di pura curiosità erudita. Stiamo parlando delle radici della modernità, stiamo parlando della storia dalla quale noi deriviamo.
Altra considerazione, qui entro in un discorso più specifico riguardante il XVI secolo, come evidenzia molto bene Imbruglia, è quel secolo caratterizzato da una profonda connessione fra discorso utopico e discorso religioso. Provocatoriamente Imbruglia inizia questo suo libro sull'utopia da Savonarola e non da Tommaso Moro come tradizione. Proprio per sottolineare questa connessione e per mostrare come in Savonarola ci sia una voce profetica che prefigura una nuova Gerusalemme a Firenze. Qui è evidentissima la connessione fra il discorso utopico e il discorso e la storia, in quanto Savonarola almeno per 4 anni, senza parlare della sua influenza dopo la sua morte, determinò la storia di Firenze con tutti i suoi riflessi in Italia, ma anche in Europa. E a proposito di Savonarola, vorrei subito aprire una parentesi storiografica, perché il discorso svolto da Imbruglia in questo suo bellissimo libro mi conferma in idee che già mi erano venute e riguardano il libro fondamentale di Prodi, Paolo Prodi, che già dal titolo enuncia la sua tesi profezia versus utopia, contrapponendo queste due categorie, ed è una tesi che lui ha ribadito in un libro recente a quattro mani scritto con Massimo Cacciari, intitolato proprio Profezia e Utopia. E la tesi di Prodi è che Savonarola sia stata l'ultima voce profetica agli esordi della modernità e che successivamente non ci sia stata più possibilità di profezia e la profezia si sia secolarizzata nell'utopia. A me pare invece che il discorso di Imbruglia, anche nel capitolo molto bello su Campanella e la profezia millenaristica, non consenta pieno a questa tesi, e sono perfettamente d'accordo con la sua linea interpretativa, perché anche io penso, e mi riferisco, come fa benissimo Imbruglia, a Campanella, ma anche alla storia inglese, soprattutto al periodo rivoluzionario e alla storia della emigrazione dei puritani nel Nuovo Mondo in America, che ci siano delle profonde intersezioni fra profezia e utopia, e che sia sbagliato relegare la profezia solamente al Medioevo con l'ultima voce di Savonarola e individuare nell'utopia una periodizzazione esclusivamente moderna. Ma a parte questo rilievo storiografico,
Penso che in Bruglia presenti nei capitoli sul Cinquecento invece una profonda incidenza del discorso religioso nel pensiero sull'utopia, iniziare paradossalmente proprio da Tommaso Moro, che viene di solito considerato un autore che delinea la sua utopia al di fuori di qualsiasi discorso e influenza religiosa, ma recependo solamente influssi umanistici e gli influssi derivanti dalle scoperte geografiche nel Nuovo Mondo. Invece Tommaso Moro, anzitutto il titolo non lo dobbiamo a lui, ma lo dobbiamo al grande umanista cristiano Erasmo da Rotterdam, ma Tommaso Moro intendeva riprendere la Repubblica platonica, ma intendeva delineare un quadro politico, un'organizzazione politica che rispecchiasse la natura, la ragione, ma anche gli inizi dell'umanità, nel senso che la sua natura è una natura umana che fa allusione all'Adamo ante lapsum, prima del peccato originale. Ci sono diverse allusioni in Utopia a questa, questo riferimento a una natura primigenia e quindi razionale, non ancora contaminata. Scusatemi, tant'è vero che alla fine di Utopia, quando il personaggio Thomas More farà le sue osservazioni sulla descrizione di Raffaele Trodeo, dirà: sì, hai fatto un disegno bellissimo di società, peccato però che ci sia un serpente velenoso, la superbia, e allude al serpente del Genesi, che rende tutto questo impossibile. La connessione fra discorso religioso e discorso utopico viene illustrata da Imbruglia anche nella seconda metà del Cinquecento, nell'età della riforma e della controriforma, in quanto entrambe le confessioni religiose, sia quella cattolica che quella che quelle protestanti, hanno prodotto dei discorsi utopici caratterizzati proprio dal loro punto di vista confessionale. Il discorso utopico cambia nel 600 dopo Campanella, che può essere considerato, così come lo considerava Delio Cantimori, un autore molto amato da Imbruglia, e Imbruglia ha dedicato un bellissimo libro a Delio Cantimori e a Franco Venturi.
E Cantimori appunto diceva che il Cinquecento si estende da Savonarola a Campanella. Il discorso cambia nel Seicento, perché nel Seicento, che secondo Giorgio Spini, con una frase non proprio storiograficamente felice, è il secolo senza utopie. Il Seicento invece inizia con la grande riflessione utopica di Bacone, nel quale, nella nuova Atlantide, si celebra una utopia che è consentanea alla rivoluzione scientifica moderna, tant'è vero che il Nuovo Atlantide ha il suo centro in un laboratorio scientifico che procede alle sue misure sperimentali, così come era stato illustrato da Bacone nel Novum Organum, e propone una mondializzazione, una globalizzazione, diremmo oggi, della ricerca scientifica sperimentale. In questo, secondo Bacone, consisterebbe la utopia, la nuova Atlantide. Una utopia che, come sappiamo soprattutto noi oggi, è stata davvero realizzata, in quanto oggi viviamo in un tempo di globalizzazione finanziaria ed economica che è caratterizzata da quella che Emanuele Severino chiamava la tecnoscienza, cioè la estensione mondiale del dominio sulla natura tecnico-scientifica. Dopo Bacone, l'utopia entra nella storia non solo dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista propriamente, peculiarmente politico, con la rivoluzione inglese. La rivoluzione inglese è l'esempio più clamoroso della connessione fra profezia e utopia, e penso soprattutto alle diverse sette dei puritani e alle loro elaborazioni di disegni di società per lo più repubblicane, che a loro avviso adempivano, realizzavano il regno di Cristo sulla terra. E il discorso religioso ha avuto, come è appurato dalla storiografia degli ultimi decenni, una influenza determinante, soprattutto grazie ai puritani, nella prima rivoluzione inglese. Il discorso utopico continua ad essere influenzato dal discorso religioso anche negli ultimi decenni del XVI, del XVII secolo, però non più con la stessa intensità, con la stessa evidenza del secolo e mezzo
precedente. Vorrei a questo punto, così come ha fatto benissimo Alessandro, chiedere all'autore e sollecitare l'autore con alcune questioni che mi sono state suggerite proprio dalla bellezza, dalla profondità del suo testo, che si legge con il piacere che deriva alla fine di una lettura dall'essersi confrontati con una mente pensante, con una mente di straordinaria conoscenza dei tempi e della storiografia sui tempi moderni, con il piacere che deriva dall'aver speso il proprio tempo notevolmente arricchiti e migliorati. Il libro di Imbruglia si inquadra in una ripresa storiografica sull'utopia. In quest'ultimo decennio faccio riferimento solamente alla monografia di Vittor Ivo Comparato, uscita per il Mulino, che è una rassegna dell'utopia dall'età antica all'età contemporanea, così come alla stessa periodizzazione un libro recente in inglese di Claes. E vi sono stati anche altri tentativi di monografie sull'utopia, però più specifiche riguardo alla periodizzazione. Questo discorso sull'utopia però è sbilanciato nei confronti del discorso storiografico sull'antiutopia che oggi sembra prevalere. E appunto riflettendo su questo vorrei chiedere all'autore che senso ha parlare dell'utopia oggi nel nostro tempo storico, che sembra piuttosto dominato da una cultura del presente, il dominio del presente, che viene celebrato da internet. L'internet non ha né passato né futuro, ci domina. Noi illusoriamente pensiamo di dominarlo, immergendoci in un presente diluito nell'eternità. Quindi, tant'è vero che mi ha molto impressionato un libro di un grande autore spesso citato a sproposito, di Bauman, un libro intitolato Retrotopia, in cui osservava la fine di qualsiasi prospettiva sul futuro e un rinchiudersi nostalgico, che non era un riprendere il passato, ma era piuttosto un rinchiudersi, un rincantucciarsi nel presente, proprio per difendersi dalle minacce che si sentono incombere nell'orizzonte. Quindi
che senso ha parlare oggi dell'utopia, che invece è un discorso sul futuro? È un grande discorso sul futuro politico, ma e questa è stata la grandezza, il valore, la classicità di questa categoria. Questa categoria del futuro, del discorso sul futuro, politicamente oggi sembra non avere ricezione. Lo possiamo vedere nella miseria nichilistica della, non solo della politica italiana, ma in genere della politica europea e internazionale, in cui non vediamo mai, almeno questa è la mia impressione, un delinearsi di prospettive sul futuro. Si ragiona sondaggio dopo sondaggio sulle impressioni del presente. La politica sembra avere perso il suo respiro lungo ed avere un respiro asmatico inchiodato al presente. Insomma, oggi un Kennedy che parla di nuova frontiera non avrebbe un chi l'ascoltasse. Quindi, la domanda che faccio a Gerolamo è appunto questa del senso non solo storiografico, ma proprio politico del discorso, di un discorso sulla utopia in età moderna. Io ho delle idee, però mi interessa molto di più che cosa ne pensa l'autore, tanto più, e questo è un altro suo grandissimo merito. In questo libro io noto, e questo davvero per me significa trovarmi di fronte a un'opera storiografica di alto livello, io noto una grande passione politica. Diceva ancora Delio Cantimori, riguardo alla passione ideologica politica, che essa deve esserci in uno storico, non deve condizionare la sua ricerca, ma la deve stimolare, la deve essere il suo sostrato, altrimenti la ricerca si inaridisce in un deserto di erudizione inconcludente, inerte e non influente. Invece no, invece nel libro di Imbruglia si nota, almeno penso che sia così, questa grande passione politica controllata filologicamente dalla sua lettura delle fonti e dal suo controllo storiografico, ma che anima il suo libro e ne dà la caratterizzazione precipua. Penso di dovermi arrestare perché già siamo partiti in ritardo, non vorrei annoiarvi e non vorrei esorbitare dai tempi che ci siamo dati. Vi ringrazio ancora di questo grande piacere ed onore e taccio. Grazie. Grazie professor Barbuto per questo splendido intervento e che tra l'altro... Grazie. E nei tempi, diciamo, quindi la ringraziamo anche
per questo. E diciamo, il professor Barbuto ci ha dato una ricostruzione ovviamente molto convincente su questo rapporto anche tra profezia e politica, su Prodi, su questa visione storiografica, sugli aspetti cinquecenteschi, però c'è anche una coda attualizzante, diciamo, molto forte che ha consegnato a questo intervento. E quindi magari prima di passare la parola a chi vorrà intervenire e fare domande, io darei spazio, se la, appunto i problemi tecnici, si evocava la tecnica prima, ce lo consentono, al professor Imbruglia per una prima replica, se lo crede opportuno. Io penso che grazie alle magie dell'amico Donnarumma forse io riesca a interagire con voi, perché siamo tutti razionalisti, però abbiamo tra di noi un mago, e quindi lo voglio ringraziare molto, perché veramente è stato molto bravo. E ora devo dire che ho avuto un attimo, naturalmente sono molto molto contento di quello che ho sentito, sono anche molto imbarazzato, perché io non credo alle tante e esagerate lodi che mi hanno fatto sia Alessandro che Gennaro, che sono due amici. In verità sono loro che con la loro sterminata cultura e intelligenza critica riescono a trovare degli elementi di così alto interesse anche in pagine, in verità, assai più modeste. E questo lo dico senza retorica, no? Lo dico per davvero, nel senso che per me è stato un grandissimo piacere ascoltare queste due relazioni, perché hanno posto dei problemi su cui, con chiarezza, voglio dire, che alle volte si ha una certa esitazione a porre. E allora, poiché sia Alessandro, quando a Tuccillo, quando ha posto il problema di utopia e riforma, e poi la possibile apertura verso l'Ottocento, e sia nella parte sia iniziale e anche in quella conclusiva, Gennaro Barbuto ha molto bene mostrato, come dire, il fatto che i tempi attuali siano così, non dico decadenti, ma insomma così deboli intellettualmente, e mostrino una certa difficoltà a pensare il futuro. Questo, quindi, ci pone il problema della necessità di utopia per pensare la politica. In un certo senso qualunque politica, no? Sia quella non necessariamente una politica utopistica e visionaria, ma anche uno slancio fortemente riformatore, ha bisogno di questa dimensione utopistica che, come diceva Gennaro, è anche e forse prima di tutto una dimensione passionale, di volontà di misurarsi con il mondo umano, con la società. Molti dei temi che sono stati sollevati e che io cercherò di riprendere non singolarmente, ma per così dire sinteticamente, ruotano in fondo sul tema religione e politica. Ora, per certi versi, questo tema religione e politica, appunto, pensiamo a Machiavelli, no? Autore caro a Gennaro Barbuto, è un tema fondativo della nostra storia europea, diciamo, dall'umanesimo in poi. E tuttavia, io ora, visto che stiamo parlando, come dire, un po' con chiarezza, io vorrei dire che credo che in questa dimensione di storia europea, storia intellettuale, storia politica, ci sono naturalmente state tante fratture, tante cesure, però io credo che quella alla quale io ho assistito, perché poi naturalmente ci sono molte fratture che hanno avuto una grandissima importanza, alle quali non tutti abbiamo assistito, e quella, la cesura alla quale io ho assistito e sulla quale sono stato indotto a pensare, a riflettere, e l'attentato alle Torri Gemelle. A me questo sembra effettivamente avere costituito una cesura nella storia, certamente politica, ma anche intellettuale.
Perché negli ultimi decenni, perlomeno del Novecento, ma forse già prima, l'interpretazione che si dava era che la religione era un elemento centrale, naturalmente, della nostra vita personale, era in un certo senso si era trasformata in qualcosa che potremmo definire religiosità. Cioè, più che la visione tradizionale della religione, quindi pratica di culti, individuazione della comunità con dei suoi caratteri, esigenza di purezza, credenza ferma in una dottrina, si stava... c'è un libro molto bello di Meister della seconda metà del Settecento, e lo cito in onore di Tuccillo, che proprio parla di che cosa sia la religiosità, no? Questa dimensione che poi viene ripresa anche da Benjamin Constant, che viene distinta dalla dottrina religiosa come corpus dogmatico e come bisogno di ricorrere a pratiche di culto per guadagnare non soltanto la salvezza eterna, ma soprattutto la partecipazione, la necessaria comunità con gli altri. Ecco, in fondo questo processo della secolarizzazione, no? L'avvento della razionalità, la perdita del mito, ci aveva condotto a vedere, a pensare che nel mondo moderno la religione potesse anche scomparire o magari rimanere confinata alla interiorità individuale. Invece poi nel 2001 abbiamo scoperto che tutto questo non esisteva, perché la religione si è rivelata una forza politica gigantesca. Le passioni, il fanatismo, tutti elementi di religioni che avevamo accantonato come primitive, rozze. Ora io non è che stia difendendo naturalmente il fanatismo, sto solo dicendo che mentre prima non ci misuravamo più con questi aspetti, oggi invece con questi aspetti ci misuriamo. I talebani che conquistano uno Stato, insomma ci misuriamo in continuazione. E io credo che le paure, le aspettative, le ansie del mondo contemporaneo poi, come diceva Gennaro, diventano materia storiografica, naturalmente, se impoverite o se arricchite. Ecco, io credo che la riflessione che noi potremmo fare sulla storia, anche sulla storia moderna, è proprio una riflessione che parta dal fatto che dobbiamo, io credo, ripensare la religione. Credo che, dico questo un po' esulando dal tema specifico del libro, ma vorrei intracciare un dialogo con i miei amici, che poi alla fine cercherò di riportare, molto alla fine, che è imminente, alle pagine del libro. Però a me sembra che noi, nella nostra cultura, la idea di religione è in sostanza divisa tra una sorta della religione della libertà, no? Crociana, e quindi la possibilità di unire allo sforzo della ragione un ethos che lo sostiene più o meno eroicamente, più o meno drammaticamente. E poi abbiamo l'idea di religione di Durkheim, che ci dice che la religione è una prassi cultuale, di cerimoniale, che può addirittura fare a meno dell'idea di Dio. Non è l'idea di Dio che determina la religione, ma è il bisogno di una pratica rituale che è essa a produrre poi l'idea della divinità. Quindi abbiamo avuto nel Novecento queste due visioni di religione. Certo, quella crociana ha fronteggiato straordinariamente la crisi terribile dell'irrazionalismo e del nazismo e del fascismo. Quindi ha avuto una forza straordinaria, e di questo in fondo è testimone anche, seppur critico, lo stesso Cantimoni, no? Che anche se ha avuto idee sugli eretici diversi, però il dialogo è un dialogo di una profondità straordinaria. E oggi, ecco, io ho pensato che riflettere sulla storia del pensiero politico è di una sua sezione
qual è quella dell'utopia, richiedeva proprio tentare di affrontare questa che a me sembra la contraddizione che nella mia non più giovane, anzi nella mia età di pensionato, mi sembra di dover riflettere. Cioè, c'è un titolo di un libro che a me è piaciuto moltissimo e ne consiglio la lettura, Religion and Political Imagination, ed è una riflessione su la storia culturale e politica europea proprio a partire dalla crisi dell'assalto alle torri gemelle, e propone una, come dire, riconsiderazione non già della, come possiamo dire, della clericalizzazione della politica dopo che c'è stata la secolarizzazione della religione. Naturalmente non è questo il pendolo al quale dobbiamo pensare, però se vogliamo definire le forze stesse della realtà con cui il pensiero politico si deve misurare, ecco, a me sembra che la forza della realtà vada a, come dire, preveda, deve affrontare anche una natura della religione che è molto particolare. E il fatto che ci sia come Papa un gesuita, qualcosa che è di una contraddizione straordinaria, al di là della valutazione che si voglia dare del Papa Francesco, il quale poi gesuita si è richiamato a San Francesco, quindi veramente qualcosa di singolare, però questo sta proprio a indicare come le radici cinquecentesche della religione, se sono ancora attuali, sono tali perché hanno una forza della religione molto molto carica. Allora, per questa ragione io ho pensato di partire da Savonarola. È vero quello che diceva Gennaro, che l'interpretazione che ne ha dato Prodi è un'interpretazione forse un po' troppo cattolica, no? Il tentativo di volere presentarci un Savonarola palatabile, come possiamo dire, moderno e poco profetico. Io credo che invece si debba vedere nei pensatori sia politici sia religiosi non il tratto o metterci il tratto di moderazione, ma accogliere la forza, la durezza del loro pensiero. Se leggiamo Il Principe di Machiavelli, dobbiamo ricordarci che Machiavelli dice che i Perugini sbagliarono perché non uccisero il Papa, e questo certo è un'affermazione, prendo una delle più famose, una delle affermazioni sulle quali non possiamo chiudere gli occhi, è di una durezza straordinaria. E anche Savonarola, quando pensò a fare una Repubblica Cristiana, cercò di organizzare qualcosa che non può non colpirci, perché abbiamo avuto nella nostra tradizione storiografica l'idea di fare una Repubblica, uno Stato che fosse integralmente laico. È possibile? O la crisi della nostra modernità, questo appiattimento sul presente, ha detto benissimo Barbuto e Tuccillo, questo il problema di dover pensare il futuro è effettivamente qualcosa che è indispensabile per affrontare davvero la nostra condizione. Io credo, ecco, volendo rispondere non a tutte le domande naturalmente, ma a molte delle domande che mi sono state fatte, credo che proprio l'elemento, come dire, religioso sia un punto importante. Tuccillo ha richiamato molto giustamente l'elemento di religione civile, l'elemento della forza dell'immaginario della religione, e Barbuto ha richiamato per esempio con molta finezza il tema dei preadamiti, cioè di una di un'umanità che viveva prima del peccato di Adamo, e dunque forme di natura che poi sono state riprese dal Cinquecento in poi, no? Questa idealizzazione della condizione naturale. Direi che se io volessi rispondere alle domande, forse si potrebbe rispondere nello specifico di alcuni temi, ma a me sembra che
la lettura che è stata fatta mi ha veramente molto, molto appassionato, perché fa sì che il tema storiografico si possa effettivamente allargare. Io credo che, e concludo naturalmente, come all'inizio ho messo in luce due momenti, mi sembrava, di convergenza tra Cillo e Barbuto, cioè la forza dell'elemento utopistico per fare politica, così credo che si possa forse concludere invece questa volta sul piano storiografico, l'interesse che entrambi, mi sembra, hanno mostrato, e questa è una cosa che mi fa molto piacere di poter dire, è un interesse per quello che io non ho fatto, ma questo forse è il miglior complimento che si possa ricevere, che quello che si è fatto o si è scritto apre un orizzonte di ulteriore ricerca. Io sull'Ottocento, vi devo dire la verità, ho avuto paura a intervenire come un prosieguo della storia utopistica, perché il macigno di Marx e poi di quello che Marx ha significato nel Novecento mi ha dissuaso, nonostante la gentilissima redattrice Giuseppina Lupi mi abbia esortato ad affrontare almeno tangenzialmente questo tema, però il tema è molto complesso. E d'altra parte, quando Cantimori parla degli utopisti italiani dell'Ottocento, io non so cosa ne pensi Gennaro, anzi mi farebbe piacere parlare, però a me sembra che sia una definizione insomma un po' difficile da maneggiare. E questo richiamo quindi al bisogno e alla circolazione di utopie nella cultura europea tra 8 e 900 mi sembra che sia effettivamente un tema di ricerca interessante. Vedo davanti a me, e me ne compiaccio davvero, questa è una cosa molto che mi fa molto piacere, dei ragazzi. Chissà che forse tra qualche tempo, magari non troppo lontano, non si possa rincontrarsi e commentare qualcuno dei libri dei nostri amici che sono presenti, dedicati a qualcuno dei temi che sia Gennaro Barbuto che Alessandro Tuccillo hanno avuto la bontà di evocare a proposito del mio libro. Grazie davvero a tutti, grazie della vostra pazienza, e mi scuso in nome del mio computer se devo parlare in questo modo, ma i capricci dei computer sono invincibili. Grazie ancora e grazie a tutti. No, grazie professore, grazie a lei, l'abbiamo ascoltata tra l'altro. Grazie, benissimo. Vita, quindi insomma grazie per la sua replica. Io avevo anche una piccola questione, ma se ci sono delle domande insomma mi accoderei volentieri, perché poi trovo che anche sul 600 insomma siano dette in questo libro cose molto interessanti che insomma potrebbero essere discusse. C'è già qualche domanda? Benedetto Ligorio. Sì, ci sono io. Mi sentite? Sì, sì, la vediamo, sì, e la sentiamo. Sì, sì, sì. Va bene. Intervengo anche perché questo libro mi ha accompagnato in una per un mesetto e l'ho letto schematicamente insieme ad un altro, in quanto l'anno prima moriva Gian Mario Bravo e quasi subito dopo usciva questo testo. Quindi per me sono state due letture complementari che mi accompagnavano la sera, diciamo. E complementari anche perché uno parte da Savonarola e arriva a Babef, mm-hmm, e l'altro parte da Babef e nel caso di Il socialismo prima di Marx, parte da Babef e arriva a Proudhon. Adesso non che Proudhon mi stesse tanto simpatico per via di certe idee antisemite, ma sostanzialmente per il resto è estremamente interessante. E pensavo, io mi occupo di altro in realtà, mi occupo più di storia economica e sociale, però qualcosa sull'utopia ho scritto, sebbene in forma materialistica.
questa idea di fare una sintesi così grande del sistema di pensiero utopico che va dal 500 sino alla fine del 700, diciamo, anche qualche passo dell'800, e che si spinge fino a Marx, vedo, ed Engels anche, almeno nel sistema di notazione, è estremamente in controtendenza rispetto a quello che si nota nel panorama internazionale, ovvero di un sistema di ricerca che si chiude sempre più sul microtemporale. Ecco, invece in questo caso c'è un'ampia esposizione sintetica macrotemporale, molto interessante, molto sintetica, perché su ognuno di questi autori e su ognuna di queste opere si potrebbe scrivere una monografia a sé stante, ma che offre un'idea interessante da parte di una generazione di storici precedenti, ovvero tornare a discutere di utopia e di costruzione di un migliore dei mondi, del migliore dei mondi possibili, e non più semplicemente di un mondo migliore, invertendo la parafrasi di Bertolt Brecht. Ecco, io credo in questo caso che, non so se il professore sia d'accordo, possiamo tornare oggi a parlare di utopia, magari scardinando un'idea confessionale di un'idea di utopia concepita nell'altro mondo, e invece incardinando un sistema di critica e secolarismo della religione e di secolarizzazione della società che guarda alla struttura socio-economica. Questo è estremamente interessante. E al contempo un apprezzamento particolare a una serie di citazioni che lei fa all'interno del testo e che sfuggono spesso a una storiografia troppo attenta al sistema confessionale. Ovvero lei cita Montaigne, cita Spinoza, cita una serie di autori che hanno vissuto ai limiti e alla marginalizzazione del sistema confessionale coatto, qualsiasi esso sia, cristiano, cattolico, protestante, ebraico. Ecco, questo è estremamente interessante, perché di solito le utopie religiose confessionali vanno poi a diventare feroci distopie nella loro realizzazione. E invece il compito dell'umanista, dell'intellettuale, è andare a costruire il senso di una società migliore che punta invece a una società laica, plurale, ma sotto la buona stella del secolarismo pluralista. In tal senso, un complimento, ha ripreso un volume di Christopher Hill che è spesso misconosciuto. Quasi tutti hanno letto Il mondo alla rovescia. Io lo leggevo da adolescente mentre studiavo dai salesiani. Il mondo alla rovescia, invece, una cosa interessante è stata recuperare questo volume di Christopher Hill, di questo grande storico marxista. Ecco, ma vorrei mi rispondesse un attimo sulla questione della costruzione dell'utopia secolare. Sì, la sua domanda è molto interessante. Quando lei ha al suo esordio, pensavo a un libro di Ginsburg, il meno famoso dei Ginsburg, Andrea, il fratello, no? I socialisti ricardiani, che è stato un tema che ha studiato e che io ho letto quando ero giovane, quindi tantissimi anni fa, ma è interessante questa, mi sembra di ricordare alcuni punti, è interessante questa ricerca, no, di Ginsburg, di mettere insieme questo elemento del socialismo con una tradizione di pensiero che è molto lontana. Queste sono queste contraddizioni felici che secondo me vanno cercate e individuate nella storia del pensiero come delle possibilità che si aprono. Sì, lo ringrazio per Trevor Roper, ma insomma, la storia è un ircocervo. Se cerchiamo la logica stringente matematica,
perdiamo tutta la realtà. E la costruzione di un'utopia secolarizzata, certo, è un elemento interessante. Io credo che la risposta alla sua domanda, se mi permette, non è tanto cerchiamo di riflettere su che cosa è la secolarizzazione, no? L'uscita dal mito, come diceva Gaucher, insomma, queste vie di... Ma che cos'è la religione? Io ora non è che voglio ripetere, però io credo che un elemento assolutamente importante per comprendere questo aspetto sia proprio la riflessione religiosa, perché da un lato, se ho capito, mi sembra di aver capito dalla sua posizione, in questo senso è anche la mia, la religione è il grande ostacolo, naturalmente. Non c'è dubbio che un mondo che si nega per pensare un altro mondo non è fatto per farsi felici. E per altri versi, però, appunto, io ho cercato di accennare a quella posizione di Durkheim che mi sembrava interessante, è un controllo o anche un fomentare passioni che poi si rivelano indispensabili per la vita sociale. Allora, quello che io vorrei dire è questo. Pensare un'utopia secolarizzata è forse pensare l'utopia della libertà, nel senso che il tema della libertà è effettivamente, lo diceva anche Rousseau, no, i due grandi temi del pensiero politico repubblicano sono la democrazia e la libertà. E oggi direi che sono tutti e due molto lontani dalle nostre condizioni presenti. Però se vogliamo fare un discorso sulla storia e sulla teoria dell'utopia, credo che la riflessione sulla libertà, sulle forme della libertà, che consentano una vita in comune senza cadere nel comunitarismo. Perché, poi non ho risposto completamente alle domande di Barbuto, però io credo che alcuni degli aspetti della piattezza del nostro mondo, lui ha citato molto bene, molto opportunamente Bauman, è proprio questo ritornare alla comunità. Ma voi ci pensate che Giorgia Meloni ha esordito parlando della comunità? Che il valore della comunità, ma per noi comunità è quella visione che contrapponiamo, no? La Gemeinschaft contro la Gesellschaft, cioè la comunità è la presenza imperiosa, assoluta del gruppo sopra le potenzialità dell'individuo. Io credo che pensare una secolarizzazione e un'utopia secolarizzata sia pensare anche le categorie dell'individuo e in questo senso anche, devo dire, della religione, perché mi sembra difficile pensare nella storia dell'umanità l'individuo senza la religione. Pensare queste due cose non significa fissarsi a queste condizioni, però se vogliamo uscirne e pensare un progetto utopistico, credo che dobbiamo fare i conti con questi paletti. Grazie mille anche a Ligorio per l'ottima domanda, molto stimolante. Non so se ci sono altre domande. Nel caso, visto che appunto Ligorio citava Montaigne, no? Volevo appunto fare una piccola domanda su questo, cioè c'è un'idea di modernizzazione alternativa, di utopia, che parte da Montaigne, Rabelais, Montaigne, che diciamo è quella a cui in un certo senso mi sento più legato, un'idea diciamo di modernizzazione sconfitta, l'idea di un vivere secondo la natura. E come scrive lei, è l'universalismo inclusivo del diritto naturale, o rifacendoci appunto ai cannibali, e il sogno di società che vivono senza magistrati eppure in pace. Quindi una bellissima utopia dell'umanesimo di Montaigne e dell'atteggiamento che Rabelais ha verso la natura, no? Il Rabelais fisiologo.
Però lei ci fa vedere come poi prevale invece la ragion di Stato politica, l'utopia politica, che non è altro che la ragion di Stato. Cioè lei veramente porta e tematizza molto bene questo rapporto tra utopia e ragion di Stato, per cui la ragion di Stato, usando le tecniche di governo, realizza l'obiettivo che l'utopia si pone, cioè la concordia. Una società quindi fissa, inamovibile, le cui leggi sono inalterabili e in cui c'è una assoluta concordia, c'è la mancanza di conflitto. E quindi la domanda che le volevo porre da questo punto di vista è: un elemento di attualità dell'utopia non può essere proprio rinvenuto in questa ossessione per la concordia, cioè in un'idea di una società senza conflitto, una società quindi controllata dall'alto, un po' come una nuova ragion di Stato, e in cui quindi una società fortemente irreggimentata, dove non c'è conflitto, ma si aspira all'unanimismo, all'unanimità, diciamo, delle visioni, della vita, delle opinioni, eccetera, anche favorita dal controllo che la tecnica, insomma, rende oggi possibile. Questa, diciamo, è un'idea, è una domanda che le volevo porre. Però se ce ne sono altre, magari le... No, quindi... Rispondo. Se vuoi. Sì, no, è la domanda un po' cruciale che ci facciamo quando pensiamo all'utopia o, come diceva poc'anzi Gennaro Barbuto, all'antiutopia, no? Cioè a queste, l'antiutopia o l'illuminismo e l'antiilluminismo, no? Ci sono queste coppie di antinomiche che effettivamente segnano un po' la storia del pensiero. Lei ha ricordato questa che forse è l'utopia più lieta, no? Quella dei cannibali di Montaigne, dei selvaggi di Montaigne. E poi giustamente lei ha notato come questa utopia che vive senza religione, forse addirittura senza leggi, solamente sulla base dell'effusione sociale che si dà delle norme, come dire, la società senza lo Stato, va per intenderci, e poi invece si trova a fronteggiare esattamente il suo opposto, cioè un bisogno di creare norme, di creare controlli, potremmo dire il panopticon, no? Per riprendere la famosa immagine di Foucault, cioè in cui tutti sono osservati e tutti osservano, quindi c'è questa circolarità del controllo. E effettivamente questa coppia che lei ha messo in luce attraversa un po' tutta la storia del pensiero politico, e io credo che il tema centrale da questo punto di vista venga da una persona che in generale non è messo dentro l'utopia, anche se fosse uno slancio utopistico lo ebbe per Roma repubblicana, cioè Machiavelli, che ci ha mostrato che la grandezza della Repubblica di Roma non era né nelle conquiste né nell'ordine, ma era nella capacità di gestire i conflitti. Quindi una società, se vuole essere libera, non può ignorare o mettere a tacere o soffocare in forme crescentemente violente il conflitto e il dissenso, ma deve cercare di riuscire a renderlo effettivo e a metterci naturalmente delle norme. Il problema del conflitto è effettivamente un problema che in qualche modo nel corso dell'età moderna è stato considerato esterno all'utopia. Io ho pensato che proprio le utopie che non parlavano di conflitto non erano vere utopie, e quindi queste letterarie in cui c'era questa descrizione di mondi tutti ben organizzati, eccetera, le ho tenute fuori. Però resta il problema, come diceva anche poc'anzi Lauri,
che il tema nuovo deve essere quello di riuscire a pensare il conflitto, deve essere il tema che si affronti, come dire, la materialità della nostra struttura, delle nostre passioni, della nostra esistenza, e riuscire a gestirlo. Però mi sembra molto interessante l'osservazione che lei ha fatto, perché questo tema del conflitto e di come riuscire a tenere a bada il conflitto è probabilmente il tema centrale del pensiero politico moderno. Grazie professore. Allora... Grazie a lei. Io devo dire che vedo sul mio cellulare qualche segno di difficoltà. Sì, ma siamo senz'altro in chiusura e quindi la ringraziamo ancora per averci dato appunto uno strumento. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Per, diciamo, guardare alla politica fuori dalle pastoie del presente. E però lascerei la parola alla dottoressa Sellaroli, come d'abitudine, per la chiusura, e quindi se non ci sono altri interventi, ovviamente. Se non ci sono, non credo ci siano altri. Ci sono altri interventi? Non so se sono fuori tempo massimo, veramente. Ero molto indecisa, però farò una cosa brevissima. No, sono molto contenta di aver partecipato a questa discussione, che era estremamente interessante. Per quel poco, diciamo, che mi sono occupata di utopia, l'ho fatto per un periodo storico successivo, e per cui parte della mia indecisione derivava anche dal tentativo di ragionare per comparazione, no? Considerando contesti così diversi come possono essere quelli dell'età moderna, della prima età moderna, e quelli invece 800 e 900. Per cui, diciamo, anche se mi sarebbe piaciuto fare un magari breve riferimento a utopie come quella di Edward Bellamy, che hanno al centro l'idea di una religione della solidarietà che però non distrugge l'individualità, mi limiterei, pure se penso che questo potrebbe essere uno dei temi, a, come posso dire, lanciare un po' una provocazione per quello che riguarda il riferimento che si è fatto alla contemporaneità. E a me sembra che questa difficoltà di pensare l'utopia sia una difficoltà legata al modo in cui si concepisce il futuro. Cioè, il futuro non rappresenta una promessa oggi, rappresenta più che altro, no, nel nostro immaginario, un pericolo. È un futuro fatto di minacce, se va bene di rischi, però soprattutto direi di minacce dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista della minaccia nucleare, dal punto di vista anche delle lesioni che vengono fatte ai diritti. E dunque un aspetto, diciamo, è questa difficoltà legata a un'idea di futuro che ci viene addosso schiacciandoci, piuttosto che essere un moto al luogo, diciamo, qualcosa verso la quale ci possiamo muovere per costruire qualcosa di meglio. E nello stesso tempo penserei che questa difficoltà si somma a quella legata, diciamo, a una sorta di depressione strisciante nelle nostre società, per cui l'individuo si sente incapace di offrire risposta alle sfide del presente, perché sono troppo grandi, ma anche perché lui è troppo demotivato, si sente sprovvisto, diciamo, dell'energia necessaria, oltre che del progetto che varrebbe la pena mettere in essere per offrire una risposta alle sfide della contemporaneità. Volevo dire solo una cosa, poi ne ho dette cinque, ma non, scusatemi, mi è venuto proprio nel discorso così spontaneo, e mi scuso pure per aver fatto questa domanda proprio così in coda, quando siete ormai stanchi e speravate di stare per uscire da questo video, però l'ho trovato talmente interessante, mi è sembrato fosse utile, diciamo, offrire un mio piccolo contributo in questo senso.
Grazie Maria Pia. Se posso rispondere, prego, prego, sperando che voi mi sentiate, perché ripeto, sì, devo spostare continuamente. Io credo che i problemi che lei ha posto, compreso quel riferimento molto interessante al tema della solidarietà, su cui probabilmente non avremmo forse, o su cui avremmo molto di cui discutere naturalmente, però io vorrei dire una cosa che mi viene in mente proprio ascoltandola, è stato un intervento molto interessante, e in fondo che senso ha che uno storico, degli storici, facciano la storia dell'utopia? È un po' contraddittorio, no? Noi la storia guarda al passato e invece l'utopia, si dirà, va bene, studiamo le utopie del passato, ma insomma c'è una contraddizione. Ecco, io credo che una delle ragioni per cui abbiamo questa percezione di un abbassamento di tensione nella cultura contemporanea, uno dei segnali, senza escludere nessuno, sia proprio la mancata o la volontà, diciamo meglio, di non comprendere con spirito critico il passato. Penso che se si vuole, se volessimo riprendere il suo suggerimento e anche quello che facevano Barbuto e Tuccillo, naturalmente, cioè di pensare il futuro, ma una delle ragioni per cui pensare il futuro non è... Non viene oggi fatto se non in modi molto totalitari, come diceva Scarpato, è che a me sembra che ci sia, non che la produzione storiografica non sia una produzione critica, spesso non lo è, ma spesso lo è, ma che la percezione che nell'opinione pubblica si ha del lavoro storiografico sul passato è qualcosa che lo mette in secondo piano. Cioè l'idea che si è avuta tra 8 e 900, cioè, come dire, siamo ancora una cultura storicista? A me sembra che non lo siamo più. E senza una cultura storicista possiamo pensare il presente? Certamente no. Però io credo che non possiamo nemmeno pensare il futuro. E uno, scusate, mi dovete dare un attimo la possibilità di rispondere al telefono. Abbiate pazienza, un secondo solo, abbiate pazienza. Un altro telefono del iperconnessi. Sì. Mi faceva pensare anche Maria Pia Paterno al fatto che tu abbia usato lo stesso termine evocato da Impruti, cioè l'energia dell'utopia, no? Che forse manca come proiezione verso il futuro. Ha questo aspetto di motore comunque. L'energia dell'utopia, sì, un paradigma energetico in qualche modo, proiettato verso il futuro. Prego, professore, può continuare? No, io ho finito, vi volevo ringraziare tutti naturalmente per queste, un po' per la pazienza che avete avuto a leggere un libro che avrebbe dovuto essere scritto molto meglio, ma anche per il piacere di avere avuto la possibilità di un dialogo con voi. Grazie mille, quindi grazie mille a tutti gli intervenuti. Grazie a tutti, grazie Giovanni, Girolamo, Gennaro Barbuto, Elisabetta, davvero grazie infinite. È stato un grande piacere e onore. Dottoressa Sellaroli, non so se vuole annunciare già una prossima presentazione, no? O ci limitiamo? Il prossimo incontro sarà nel caso in cui qualcuno volesse partecipare, qualcuno dei convenuti, sarà l'8 febbraio intorno al volume di Monica Galfré sul figlio terrorista e un libro su Nana Katten e il figlio terrorista. E comunque volevo ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare anche se disconnesso il professor Imbruglia anche per queste suggestioni sull'età contemporanea della professoressa Paterno e del professor Barbuto, che immagino abbiano dato tanto da riflettere anche a noi contemporaneisti, ci siamo, diciamo, insinuati in questo discorso. Quindi vi ringrazio e rimando tutti al prossimo incontro e buona serata e scusate per i ritardi, i problemi tecnici. E...
così via, sperando che la prossima volta non ci siano. Grazie mille, buonasera. Di nuovo, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.